Ieri abbiamo girato per Palermo chiedendo ai palermitani cosa avrebbero fatto per Capodanno e molti ci hanno risposto che l'unico modo per ridere in questo periodo di crisi era venire a vedere te. Come ti senti ad essere così amata a Palermo e non solo a Palermo? No, mi sento responsabilizzata più che altro, non pensavo di dover fare ridere, io devo presentare. Io presento, ci saranno tanti musicisti palermitani, non solo, comunque siciliani. Vabbè, però poi sicuramente rideremo e io spero che mi facciano ridere loro, perché ho deciso di chiedere a tutti come passeranno, cosa si ricordano del 2014 e soprattutto qual è il buon proposito per il 2015. Spero di chiederlo in proprio in piazza, in diretta e farmelo dire. Secondo me i palermitani mi faranno ridere, perché anche io voglio ridere. E tu invece, appunto, a proposito del 2014, cosa salveresti e cosa invece butteresti via? No, io sempre tutto. Io mi conservo sempre tutto, mi piace l'idea di conservare le esperienze, quello che ho vissuto. Poi sono fortunata, anche se i siciliani non amiamo dirlo, neanche felice, perché sennò ci aspettiamo che ci sia la vendetta degli dèi, e quindi diciamo sono fortunata, sono felice. Nonostante tutto, anche le esperienze un po' più traumatiche, comunque dolorose, secondo me sono belle, è giusto viverle, ti danno patei matei, no? La sofferenza ti dà saggezza, quindi va bene. E a proposito di esperienze del 2014, hai fatto questo docufiction su Andrea Camilleri. Cosa pensi che possa essere una svolta nella tua carriera, da una fase leggera a una un po' più seria? Non ci ho pensato, più che altro è stata una svolta nella mia vita. È stato molto determinante incontrarlo, perché non è una persona con la quale c'è stato un rapporto finto. Devo dire che mi ha riportato un po' all'origine, a quello che ero prima di partire da Palermo. Sono ritornata ancora di più come ero ai tempi, sono ritornata più palermitana. E il tuo rapporto con Palermo, appunto, com'è cambiato in questi anni? Ma io a Palermo devo dire che soffrivo molto, cioè i palermitani adesso sentendomi magari si arrabbieranno, però sono sicura che per loro è lo stesso. Cioè io ero una di quelle che tutti i giorni litigava, che piangeva, che si disperava, e quindi era proprio forte, dolorosa. Ogni giorno ti sentivi un eroe, andavi a comprare il pane, non è che andavi a comprare il pane, andavi, dovevi litigare per la coda, per la fila, perché un altro durante la... cioè succedeva sempre qualcosa, quindi ti sentivi un'eroina. Adesso è un po' più distaccato, perché vivendo tanto fuori e venendo solo per le vacanze o per il lavoro, perché ho proprio per necessità di vedere la mia città, i miei colori, anche oggi che c'è brutto tempo, anche quando è brutto è bello qua. E devo dire che sono un po' più distaccata da quel punto di vista, riesco a vedere ancora di più solo le cose belle. Ma abbiamo visto Piff che ha girato questo film sulla mafia. Tu gireresti mai un film proprio come regista? Ah, intanto ci tengo a dire che in quel film c'ero pure io e Piff mi ha tagliato. Ogni volta lo ripeto, ormai si è fatto una gag. Bellissimo quel film. A me devo dire che non ho la sua formazione, cioè Piff nasce regista, è proprio quello che voleva fare, non ho sicuramente quella formazione, però devo dire che mi piacerebbe molto. Che tipo di film gireresti? Non lo so, però sicuramente come capita adesso per i miei spettacoli teatrali o per i miei monologhi, sicuramente sarebbe legata alla Sicilia. Il fatto che tu abbia girato dei cinepanettoni rappresenta secondo te un momento necessario per farsi conoscere dal grande pubblico o la vivi in maniera tranquilla? No, allora necessario assolutamente no, perché c'è tantissima gente che è conosciuta e non fa né le pubblicità né i cinepanettoni, quindi è stata una strada che mi è capitata e che io ho fatto in maniera consapevole. Abbastanza consapevole, nel senso che volevo fare cinema perché non l'avevo mai fatto, volevo proprio provare, sai come dici, vuoi provare a guidare la bicicletta? Sì, non l'ho mai fatto, vediamo, cioè per imparare. A me il risultato finale non piaceva mai, c'era sempre una scena in cui dicevo, ecco lo sapevo, ci doveva essere la scena in cui avrei detto, ma perché l'ho fatto questo film? Perché sono film che non avevo mai visto e che non sono il genere di film che piacciono a me. Però ancora adesso le mie amiche mi telefonano e mi dicono, c'è il film quello, che risate, è troppo carino. È stato importante per la mia carriera perché ho imparato delle cose, io quando imparo sono contenta.